Buonasera, benvenuti sull'Alchimista TV. Questa è la Porta delle Stelle, la rubrica dedicata al fantasy italiano, fantasy che spesso ci racconta attraverso le sue storie magari cose più profonde. Lo fa con il linguaggio tipico del fantasy. Stasera presentiamo il libro La Via degli Arcani di Roberta Lugoli e Jessica Veduschi. Roberta è una filosofa e storica della filosofia, è una docente e da anni si occupa di psicologia e PNL. Al suo attivo ha scritto diversi saggi che trattano, sono sulla crescita personale. Con lei c'è anche Jessica Veduschi, che anche lei è insegnante, invece lei è un'autrice di fantasy. Allora, faccio subito entrare le ospiti. Buonasera Roberta. E Buonasera. Buonasera. buonasera Jessica. Benvenuta. Allora, Buonasera. faccio vedere la copertina, La Via degli Arcani, la casa editrice Bre, Edizioni Bre. Ho fatto una piccola presentazione, ma se volete potete raccontare un po' di voi, chi siete e anche come vi siete incontrate e avete creato questo libro, La Via degli Arcani, che chiaramente è dedicato ai tarocchi. Allora, lascio la parola per prima chi parla o vado io. Vedi tu. Allora, iniziamo con Roberta. Va bene. Allora, buonasera a tutti. Io e Jessica ci siamo conosciute a scuola. È stata una conoscenza fortunata, direi, perché dopo poco tempo, insomma, che ci conoscevamo, abbiamo scoperto che entrambe siamo delle scrittrici e entrambe appassionate al mondo della simbologia dei tarocchi. E da quel momento abbiamo cominciato a pensare ad un progetto, ad un eventuale progetto. Dalle ricerche che avevamo fatto, ci siamo accorte che un romanzo sui tarocchi non era mai stato scritto, c'erano diversi saggi sicuramente, alcune trasposizioni anche in forma romanzata, ma che non avevano come protagonisti i personaggi degli arcani maggiori. E abbiamo deciso di farli vivere questi personaggi in un romanzo, in cui ovviamente il tema che si affrontava era comunque la crescita personale. E quindi ci siamo buttate in questa impresa, analizzando carta dopo carta e costruendo pian piano la psicologia di questi personaggi. Ci siamo ispirate al mazzo dei tarocchi Rider-Waite e nei disegni di Pamela Coleman-Smith. Diciamo che questa è l'inizio, no? L'inizio di questa avventura. Se Jessica vuole aggiungere qualcosa. No, guarda, hai già detto tutto tu. Comunque, è vero, siamo incontrate a scuola e abbiamo visto che avevamo degli interessi, insomma, in comune, soprattutto diciamo nell'ambito, ecco, all'inizio della scrittura. Quindi, appunto, Roberta scrive saggi, mentre io scrivo e romanzi fantasy, quindi su fantastico. Quindi questo è il mio terzo romanzo, diciamo, quindi un po' di esperienza, insomma, ce l'ho, ecco, con la narrativa. E così abbiamo deciso, insomma, di creare una cosa un po' originale, mettendo assieme le conoscenze di Roberta, quindi anche la sua attentissima ricerca, non solo appunto sulla simbologia, ma anche a livello appunto di crescita personale legata ai tarocchi. E la mia esperienza, diciamo così, di scrittrice, di narratrice, ecco, di romanzi. E quindi è nato questo libro,
a mio avviso abbastanza, insomma, originale, perché appunto, come ha detto Roberta, non abbiamo trovato mai nessun, diciamo, testo romanzato che riguardasse appunto i tarocchi. E quindi sì, questa fusione, perché comunque entrambe eravate scrittrici, una di fantasy e una di crescita personale, avete creato questo attraverso le vostre due esperienze e capacità, avete creato una fusione tra le due cose. Esatto, un lavoro molto meticoloso, perché comunque molte ore di ricerca e poi dopo di assemblaggio, diciamo così, dei vari dettagli, e anche un lavoro di revisione, quindi che ha, diciamo, che ci ha impegnate per molti mesi. Ma due scrittrici, come fanno a organizzarsi? Nel senso che una scrive un pezzo, un capitolo, un'altra ne scrive un altro. Com'è che poi bisogna andare anche d'accordo, presumo, perché poi, come in tutte le cose che riescono, perché i due caratteri si ammancano. Sì, no, ma io e lei ci troviamo benissimo, insomma, come caratteri ci siamo trovate proprio, quindi andiamo molto d'accordo, perché magari se vediamo un termine o una frase che non ci convince, la cambiamo subito, quindi non c'è questo, non c'è conflitto, ecco, nel nostro lavoro. Ecco, come siamo organizzate? Praticamente Roberta ha fatto tutto lei, un bellissimo lavoro appunto di ricerca su vari testi, su vari siti, insomma, che riguardano appunto la simbologia carta per carta, mentre io ho scritto, diciamo così, sono la penna, possiamo dire, ecco, ho scritto la trama e poi assieme abbiamo, siamo messi anche d'accordo, insomma, su quali personaggi, insomma, inserire, i nomi, i luoghi, ecco, però diciamo che lei si è occupata proprio di, diciamo, del lavoro più grosso, quello un po' più noioso magari per uno scrittore di narrativa, che è appunto quello della ricerca, mentre io, insomma, ho scritto proprio il testo. È andata così, quindi siamo organizzate in questo modo. Lei faceva queste ricerche, poi dopo mi spiegava nel dettaglio quello che aveva scoperto, e io cercavo di mettere assieme i vari pezzi, quindi prendendo appunto ispirazione proprio anche da piccoli dettagli delle carte, per inventare, insomma, un po' questa storia. Come quando si leggono i tarocchi, dei piccoli dettagli che hanno fatto iniziare questo viaggio nella scrittura da parte vostra, che è un po' il viaggio che c'è nel racconto, nei tarocchi stessi. Esatto. Io partirei dall'inizio e comincerei a parlare un po' sulla base del romanzo, che sono gli arcani maggiori dei tarocchi. Perché è venuta questa idea e perché utilizzare i tarocchi per raccontare una storia? Roberta, se vuoi spiegare tu, lascia la parola. Sì, il percorso è proprio un percorso di crescita personale, perché si parte dall'arcano numero zero per arrivare all'arcano numero 21, quindi seguendo il percorso junghiano degli archetipi dell'animo umano, siamo arrivate appunto a sviscerare e raccontare il percorso che l'anima stessa fa nel mondo della dualità. Dall'arcano numero 0, che è l'anima disincarnata, quindi la coscienza allo stato puro, si entra con il matto nel mondo della dualità, e nel mondo della dualità, dell'opposizione, del contrasto, delle contraddizioni, si fanno le esperienze che l'anima incarnata in una personalità particolarmente egoica affronta dapprima in maniera inconsapevole, per arrivare poi nella seconda parte, diciamo, del percorso evolutivo, a integrare le varie polarità. In modo particolare è tutto un processo che deve portare l'essere umano ad integrare le due polarità che sono presenti in se stesso, quindi la materia da una parte, in cui vive, in cui
è costretto a fare delle esperienze spesso drammatiche, spesso dolorose, ma è proprio attraverso questo percorso, che è poi anche un percorso alchemico, no? Si ripercorre un po' la via inferior del processo alchemico, si arriva poi a acquisire determinate consapevolezze di sé. E proprio per questo motivo il romanzo è stato pensato anche per seguire questa via. Quindi i capitoli non sono numerati dall'1 al 22, ma sono numerati dallo 0 al 21. Quindi c'è il capitolo 0 e l'abbiamo fatto di proposito. Infatti il nostro editore, quando ha visto l'indice, si è fatta qualche domanda: ma come mai c'è un capitolo zero? Il capitolo zero c'è perché è il capitolo del matto, quindi noi seguiamo proprio tutto il percorso, la sequenza degli arcani maggiori per arrivare poi al mondo in cui questi personaggi poi trovano una loro sintonia, trovano un equilibrio, trovano questa congiunzione degli opposti, che però, attenzione, non sarà mai una vera e propria totale integrazione, perché il percorso degli arcani è studiato di proposito per dare poi la possibilità con il mondo di entrare di nuovo nel regno dell'unità, ma dal quale poi si riparte avendo acquisito nuove consapevolezze, nuove conoscenze e di conseguenza affrontando altre questioni, altre situazioni problematiche, apparentemente problematiche, perché poi sappiamo che è l'essere umano che le interpreta, no? In maniera problematica. Ed è proprio questo il messaggio che abbiamo voluto dare in questo romanzo. Il percorso proprio dell'anima che si incarna e che affronta tutto quello che c'è nel mondo della dualità. Uno dei temi interessanti anche presente è quello della reincarnazione, ovviamente, perché i nostri personaggi si reincarneranno, e da questo punto di vista, visto che entriamo proprio nello specifico della narrazione, sarebbe il caso forse che Jessica lo esplorasse meglio questo aspetto. Va bene, diciamo che abbiamo diviso il romanzo in due parti. La prima parte è ambientata nell'epoca medievale, e infatti abbiamo anche, diciamo così, pensato agli edifici, alle strutture tipiche di questo periodo. Tutto ruota infatti attorno a un monastero abbastanza singolare e anche inquietante, che abbiamo inventato, ecco, l'esistenza di questo monastero, chiamandolo Stronghold. E i nostri personaggi si muovono proprio all'inizio in questo ambiente, in questo paesaggio tipico appunto dell'epoca antica medievale. Poi dopo, verso metà, diciamo, del romanzo, abbiamo fatto una sorta di balzo, quindi un'altra dimensione, tornando al presente con nuovi personaggi che però, diciamo, sono la reincarnazione karmica dei due protagonisti principali del romanzo. E qui anche questo, appunto, nella seconda parte, quella appunto ambientata in epoca contemporanea, saranno delle avventure, delle peripezie, i nostri protagonisti, insomma, verranno messi ancora una volta, ecco, alla prova, devono affrontare diverse sfide. Non voglio, insomma, troppo spoilerare, ecco, il finale, però insomma comunque, ecco, questi nostri due protagonisti principali, che possiamo anche dirlo quali sono, vero Roberto, possiamo anche dirlo, no? Ecco, che sono il matto, appunto, il numero appunto zero, quindi l'inizio di tutto, che si chiama nel romanzo Gregory di Leeds, e la papessa, che si chiama nel romanzo appunto Chandra. Questi sono i nostri, diciamo, personaggi che appunto sono il centro di tutto il romanzo e che patiranno, insomma, parecchie, diciamo, sofferenze e dovranno affrontare molti ostacoli, possiamo dire così. E
Dopo abbiamo diciamo, altri personaggi che invece fanno un po' da contorno, ma sono fondamentali, non sono proprio secondari, però sono fondamentali per comprendere bene la trama appunto del romanzo stesso, che sono diciamo così rappresentati dall'imperatore, dall'imperatrice, dal papa, sono sempre delle figure appunto degli arcani, e anche abbiamo ad esempio figure, non dico secondarie, però diciamo che sono importanti nella narrazione, come ad esempio, non so, la forza, l'eremita, la morte, che non incarnano proprio dei veri e propri personaggi come la morte, ma comunque incarnano, diciamo così, delle situazioni di difficoltà, di ostacolo che i nostri due protagonisti, Gregory appunto il matto e Chandra la papessa, dovranno appunto affrontare nel loro percorso karmico. Allora, appunto, nel romanzo si parla anche di karma, sì, giusto? Sì. Cosa significa il karma secondo l'interpretazione del romanzo? Qual è la funzione del karma? Prego Roberta, tu sei l'esperta, diciamo. Allora, in questo caso il karma, appunto, questo percorso, no, animico dell'anima che si incarna perché deve affrontare determinate ferite. Il patto animico in diverse filosofie viene stipulato prima dell'incarnazione, è proprio un vero e proprio contratto all'interno del quale diverse anime si mettono d'accordo e dicono: beh, visto che dobbiamo scendere nella dimensione della dualità, diamoci una mano, aiutiamoci a affrontare le nostre paure, le nostre ferite, le ferite sacre anche, no? E di conseguenza c'è un gruppo animico che si incarna insieme. Questo gruppo animico è proprio costituito dai personaggi principali del romanzo, i due protagonisti ovviamente in assoluto, che sono il matto e la papessa, ma anche l'imperatore, l'imperatrice, il papa e comunque anche le situazioni, mentre le situazioni appunto quelle che vengono affrontate nelle carte della ruota della fortuna, mi viene da pensare, o nella morte o anche nell'eremita, sono situazioni appunto che servono ai protagonisti per mettersi alla prova, per affrontare questa sfida e per dissolvere e sciogliere questo karma, appunto. E i nostri protagonisti lo vivranno, e soprattutto i protagonisti lo vivono inserito all'interno di una storia d'amore, perché poi fondamentalmente questo romanzo racconta la storia d'amore tra il matto e la papessa, tra Chandra e Gregory, una storia d'amore che finisce malissimo nel Medioevo e dopo viene recuperata nell'età moderna, dove il matto e la papessa saranno protagonisti nuovi, appunto incarnati in un'altra epoca, in un'altra dimensione spazio-temporale, e affronteranno quelle paure, quelle ferite che non sono riusciti a superare nella vita appunto precedente. E di conseguenza, ovviamente, però, devono ritornare sul luogo del delitto, perché l'unica via per dissolvere questo karma, per affrontare le proprie ferite, per saldare, tra virgolette, se mi passate il termine, questo debito, è proprio ritornare indietro, no? E quindi andare a recuperare quelle situazioni che sono rimaste irrisolte. Non solo i protagonisti principali, ma anche i personaggi secondari e di contorno hanno da sciogliere un karma pure loro, sicuramente molto più pesante rispetto a quello dei protagonisti, e abbastanza pesante, abbastanza difficile da affrontare, poiché si sono macchiati di diversi
di diversi crimini, ecco, di diversi peccati, tra virgolette, non mi piace la parola peccato, però comunque di diverse colpe, ecco, nel Medioevo. Il Papa è il peggiore, abbiamo voluto dare al Papa la parte peggiore. Ci siamo, quello che ci tengo a dire soprattutto è che noi ci siamo veramente divertite a scrivere questo romanzo perché poi fondamentalmente siamo cresciute insieme a questi personaggi e il percorso di evoluzione lo abbiamo fatto noi insieme ai romanzi, insieme ai personaggi di cui abbiamo parlato. Ci siamo affezionate tanto da vivere queste storie in prima persona. Io pianto tantissimo perché ogni volta che Jessica scriverà un pezzo, soprattutto relativo alla storia d'amore, io entravo in videoconferenza pronta con i fazzolettini perché sapevo già Si parla di amore karmico nel che è romanzo. un amore karmico, sì, è un amore karmico. Quindi le questioni karmiche sono legate appunto a questa storia d'amore. Un amore che supera il tempo, che non conosce tempo, tanto da prendere questi due personaggi in una maniera viscerale, da condurli proprio ad affrontare veramente, perché poi fondamentalmente l'amore karmico è quello, diciamo, di cui tanto si parla anche nei discorsi su anime gemelle, fiamme gemelle, anche se insomma qui entriamo in un sentiero battuto, ma sicuramente interpretato sotto vari aspetti, Modi, sì, sì, in sono tanti modi. creativi. Sì, però comunque sicuramente è questo amore è proprio quel sentimento, come in generale tutte le relazioni, che ci mettono di fronte ai nostri lati oscuri e se vogliamo anche ai nostri conflitti interiori, al lato ombra, appunto, no? Di cui Jung stesso parla nel percorso di individuazione. Lo stesso Jung, ad esempio, ha studiato gli arcani maggiori e la simbologia degli arcani maggiori proprio quando ha deciso di elaborare quello che lui stesso ha chiamato processo di individuazione, cioè quel processo che porta l'essere umano nello sviluppo della sua personalità. Fino ad arrivare alla consapevolezza di se stesso, quindi da una totale inconsapevolezza in cui ovviamente è d'obbligo affrontare i propri mostri, le proprie ombre, ciò che non si vuole vedere, ciò che non si vuole accettare, fino ad integrare poi queste contraddizioni interiori accettandole prima di tutto, perché il primo gradino è l'accettazione di quello che in origine non si vuole accettare né vedere, fino poi a integrare appunto alchemicamente queste polarità e trasmutare tutto l'ombra in qualcosa che invece ha a che fare con la luce e quindi con la consapevolezza. Una domanda per Jessica, basata sulla storia, adesso vorrei fare. Allora, in base, quali sono le differenze dei personaggi principali, Gregory e Chandra, nel Medioevo e le loro reincarnazioni magari più moderne riportate nella storia? Se, quali sono state le differenze? E poi se i nomi Gregory, Chandra, Morgan e Amazon hanno un simbolismo, se li avete scelti in che modo? Ok, dunque sì, diciamo che partiamo appunto da Gregory, che è il nostro personaggio maschile. Nel Medioevo, diciamo, appunto rappresenta il viandante, appunto il matto, diciamo, è un ragazzo orfano, insicuro, non sa, diciamo, dove vuole andare, non sa quale strada percorrere. Mentre anche nella modernità, quindi nei tempi moderni, noi abbiamo dato il nome Morgan. Diciamo che Gregory e Morgan non sono nomi scelti proprio
in una maniera, diciamo, simbolica, ecco, ci piacevano e quindi le abbiamo, diciamo così, utilizzati. Morgan invece nell'età contemporanea è sempre un giovane ragazzo che ha una famiglia, ha un padre, però è orfano, diciamo, della madre, di, appunto, di madre, e conduce una vita abbastanza sregolata, esce con gli amici, insomma, comunque non ha un punto fermo nella sua vita, un po' come il nostro, diciamo, Gregory nel Medioevo, che appunto viaggia per vari villaggi, non ha, diciamo, una fissa dimora, quindi è alla ricerca appunto di qualcosa, di una sorta di senso, diciamo così, della vita. E mentre i personaggi femminili, ecco, Chandra, sì, questo è stato scelto perché Chandra significa splendente come la luna, dal momento che appunto la luna è uno dei simboli della sacerdotessa, quindi della papessa, l'abbiamo scelto appunto anche per questo motivo. Chandra invece è una donna, diciamo, forte, sia nel Medioevo sia nell'età moderna, che invece nell'età moderna l'abbiamo chiamata Alison, quindi con un nome un po' più contemporaneo, ecco. Alison non ha un preciso significato, diciamo, è un nome che ci piaceva perché richiamava un po', diciamo così, la contemporaneità, un nome moderno rispetto, diciamo, appunto a Chandra. Entrambe sono donne forti, entrambe sono donne che comunque bramano la conoscenza, e hanno anche forti poteri, perché quindi nel romanzo comunque abbiamo messo anche personaggi che hanno appunto dei poteri soprannaturali, dei poteri psichici, ecco. Chandra subisce, diciamo, un forte trauma perché la madre viene appunto sacrificata dalla congregazione di monaci perché la ritenevano una strega, viene bruciata sul rogo. Però allo stesso tempo i monaci poi prendono questa piccola, perché appunto noi siamo partiti proprio con la storia di Chandra da piccola, viene rapita dai monaci, portata nel monastero, perché appunto questo monastero non è un monastero spirituale, è un monastero, cioè, che non incarna la spiritualità cristiana, ma bensì, insomma, si cerca qualcos'altro, da personaggi con poteri, diciamo, particolari e soprannaturali. Diciamo che è più esoterico, più si ricerca più il potere che la spiritualità, giusto? Certo. Sì, sì, perché infatti il capo, diciamo così, di questa congrega è il Papa, ma non è un Papa cristiano. È un papa che cerca il contatto, diciamo appunto, con le forze oscure, e quindi non certo, diciamo, con la tradizione appunto cattolica cristiana. E quindi questa, appunto, questa ragazzina viene portata con la forza nel monastero, cresce imprigionata lì. Quindi è una donna, sì, diciamo, che ha una grande cultura, una grande conoscenza, è però anche una grande voglia di libertà, di esplorare un mondo che le era stato precluso fin dall'adolescenza, fin dall'infanzia, a causa appunto, diciamo, di questa forzata reclusione appunto da parte dei monaci. La Chandra del presente, possiamo dire così, quindi Alison, anche Alison, diciamo, ha una famiglia, è orfana comunque di madre, però è una ragazza molto studiosa, che desidera appunto arricchire la propria conoscenza, ed è spinta proprio da questo desiderio di conoscenza quando accetta un incarico particolare, diciamo, legato appunto alla sua facoltà di archeologia. E tutto torna, insomma, tutto gira attorno sempre a questo monastero famoso, che nel Medioevo, nel pieno delle attività, in epoca moderna no, però comunque lì incontrerà dei personaggi particolari, sempre abbastanza oscuri, che insomma capiranno che lei ha poteri particolari, magici, naturali, e cercheranno appunto di
di sfruttarla come i monaci avevano sfruttato, diciamo, le capacità di Chandra nel Medioevo. E dal momento che, come ha detto Roberta, è un amore karmico, i protagonisti si, diciamo così, si incontreranno quelli del Medioevo nel Medioevo, mentre quelli d'età contemporanea, appunto, sempre in questo luogo particolare, insomma, che è tutto un po' da scoprire. Quindi, comunque, hanno sempre, diciamo, questo legame sia quelli, diciamo, del Medioevo che quelli appunto dell'età moderna, quindi questo legame d'amore tormentato e insomma è pieno, diciamo, anche di ostacoli. Però tutto gira attorno a questo monastero famoso, appunto, abbastanza oscuro e esoterico. Questo è un po'. Adesso faccio una domanda ad Roberta riguardo ai tarocchi scelti. Avete scelto i tarocchi di Pamela Colman Smith, i Rider White, che quanto hanno influenzato questi tarocchi nella struttura narrativa del romanzo rispetto magari ad altre tipologie di tarocchi? E cos'è che, diciamo, l'influenza, cioè, cos'è che ti vi affascina della figura di Pamela Colman Smith? Come Allora, autrice? sicuramente Pamela Colman Smith è una grande disegnatrice e credo che tra i vari mazzi di tarocchi, io parlo di quelli classici, cioè non vado ad addentrarmi in altre edizioni, ma sicuramente tra i marsigliesi e i Rider White. C'è una grande differenza perché comunque nei marsigliesi le uniche figure simboliche sono gli arcani maggiori, gli arcani minori ad esempio non sono disegnati, ma soprattutto la differenza che ha fatto la differenza sono proprio i disegni di Pamela Colman Smith. I nostri personaggi sono vestiti come i suoi disegni, vengono rappresentati con i simboli stessi che sono presenti in quei disegni, anche perché l'utilizzo di un'attenta simbologia ha permesso alla Smith ovviamente anche di fornire una giustificazione per l'interpretazione del tarocco Rider White, che è leggermente diversa da quello marsigliese. Quindi il tarocco Rider White rappresenta proprio un percorso evolutivo, un percorso di crescita. E qui mi piacerebbe sfatare proprio un mito, no? Sulla questione dei tarocchi, ad esempio. Questa ovviamente è la mia visione. C'è chi utilizza i tarocchi, le carte per prevedere il futuro. Io credo che i tarocchi siano uno strumento di crescita spirituale e personale, perché quegli archetipi sono gli archetipi dell'anima e rappresentano appunto tutte le situazioni che l'essere umano affronta. E nessuno, secondo me, o comunque. Questa è la mia opinione. Nessuno come la Smith e come Rider White hanno saputo sviscerare meglio questo aspetto. In effetti, quando noi raccontiamo la psicologia dei personaggi e li descriviamo, i vestiti, i colori, i simboli che sono presenti sono gli stessi di quei disegni. Quindi chi conosce questi tarocchi sicuramente li può ritrovare quei simboli nella lettura e nella narrazione. E perché i tarocchi sono uno strumento di crescita personale? Perché tra i tanti miei studi c'è una grande passione per tutto il mondo della meccanica quantistica e tutto il mondo relativo alla coscienza, no? Al concetto proprio di coscienza, di osservazione e quindi di pensiero puro. È impossibile prevedere il futuro, semplicemente per un motivo, perché
non esiste il passato e non esiste il futuro, esiste solo il presente. Queste due dimensioni sono dimensioni che l'essere umano esperisce come reali perché si trova appunto in una sorta di matrix, in un ologramma, no? In una dimensione che è appunto determinata da queste condizioni spazio-temporali. Ma nel mondo dell'anima non esistono il passato e non esiste il futuro. È come se tutte queste linee fossero tutte presenti nello stesso istante e quindi presenti appunto tutte insieme nello stesso istante, e di conseguenza non ha senso a questo punto chiedersi che cosa avverrà nel futuro, anche perché come dicono tanti altri studiosi, in particolare qui vabbè vado un po' fuori dall'argomento, però comunque tutto legato ai miei studi, se noi assumiamo, no, lo stato dell'essere, il futuro si manifesta ma partendo dal presente stesso. Quindi mi sembra che sia un po' bloccata Roberta, natalizzata. Allora, sì. Aspettando che ritorna, spero al più presto, magari chiederei te a Jessica qualcosa, per esempio, qual è stata la scena più difficile da scrivere e perché? Oddio, diciamo, ma penso un attimo, tutte insomma sono state scene molto pensate, ecco, studiate, quindi più difficile, oddio, forse quando in un capitolo abbiamo dovuto insomma così far morire un personaggio e ci dispiaceva, però sapevamo che poi sarebbe rinato questo personaggio appunto nell'epoca contemporanea, però insomma c'è un po' dispiaciuto appunto farlo morire in certe condizioni, ecco, non molto, ecco, belle. Anche, forse anche per un senso di giustizia, insomma, dato che aveva subito molte ingiustizie nella vita appunto medievale, diciamo, ci dispiaceva anche un po' per quello, però sapevamo poi che sarebbe ritornato. Ecco, diciamo che nella storia, diciamo, certe cose, come nella vita di tutti i giorni, devono accadere per farne accadere altre. Un po' come in alchimia, una morte deve accadere per una rinascita. Sino altrimenti non si andrebbe avanti nella storia, in questo caso nel racconto, ma anche nella nostra storia personale. Si ha tanto paura della morte, quando in realtà tutti andremo a finire nella morte per se vogliamo rinascere. È una conclusione che continua a venire ma anche a livello interiore. Dobbiamo comunque morire a noi stessi per rinascere nuovi. Sì, come in tutti i giorni, insomma, ci sono certe condizioni o situazioni che pensi appunto di non riuscire a superare, però sono necessarie appunto per andare avanti, per rinascere appunto in un'altra condizione, quindi per affrontare qualcosa magari di bello. Quindi bisogna prima magari morire, tra virgolette, per poi rifiorire, diciamo, in un altro modo, un po' come la Fenice, che è, diciamo, questo uccello mitologico che rinasce dalle proprie ceneri. Quindi io penso un po' così. Se ci si pensa alla vita stessa, a questo meccanismo di trasmutazione dell'essere, è inevitabile, dopo lo si può fare inconsapevolmente e lo si può fare coscientemente, e quindi ci sono queste due vie che una persona può percorrere. Adesso, visto che è tornata Roberta, non so se voleva finire, perché è stata interrotta dalla... Non so fino a dove si è sentito, però. Allora, tu stavi parlando a un certo punto che comunque avevi detto un concetto molto importante, che non si può leggere
nei tarocchi un futuro, perché il futuro ce lo creiamo noi. E Esatto. effettivamente, ma si può dire che quando si leggono i tarocchi si può leggere nel campo quantico del presente. Esatto, e infatti era quello a cui volevo arrivare, no? Proprio perché sono partita, cioè, i miei studi si allargano anche alla meccanica quantistica, e di questo argomento, per esempio, io ho parlato in un mio saggio, che è stato il primo, La mente cosmica, non ha senso, parlare di futuro, perché i futuri sono tutti disponibili, no? Nel senso che sono dei potenziali che esistono nel presente e si attivano, ecco, se vogliamo utilizzare questo termine, nel momento in cui c'è una coscienza che osserva uno dei tanti potenziali presenti, ma che sono presenti adesso. Nell'adesso, perché è solo adesso che io posso cambiare, se voglio, il mio futuro, oppure più che cambiare, scegliere di sintonizzarmi su quella frequenza che mi permette di vibrare ad una determinata, di vibrare ad una determinata, a quella determinata frequenza e calarmi in quello scenario, no? Calarmi in quella nuova situazione. Che al momento è appunto solo una potenzialità, è pura potenza. Quindi ecco perché la lettura dei tarocchi, secondo me, non si presta ad una lettura del futuro, ma come se qualunque tipo di divinazione. Probabilmente se certe volte, diciamo così, ci azzeccano è perché comunque ci sono, no, delle situazioni in cui effettivamente determinate cose che vengono predette poi succedono. È perché evidentemente intanto il soggetto, il consultante, è già sintonizzato su quella linea, su quella frequenza lì. E probabilmente l'energia, che emette è positiva, di conseguenza è lì che, in un certo senso, se vogliamo utilizzare un'espressione, no, ormai tanto utilizzata oggi, la manifesta, si manifesta perché? Perché io sono già sintonizzata e mi muovo nel mondo, agisco nel mondo come se quell'evento fosse già accaduto. Ed è così che appunto avviene una manifestazione di quello che noi vogliamo. Cosa dire invece degli eventi negativi? Gli eventi negativi sono il risultato delle nostre paure. Sappiamo tutti benissimo che più abbiamo paura di qualcosa e più questo qualcosa si realizza. E più vogliamo allontanare una situazione e più ci avviciniamo a questa situazione. Più vogliamo ottenere qualcosa e meno la otteniamo. Qui ovviamente entrerebbero in gioco tante questioni legate appunto al principio del non attaccamento, o comunque alla gestione della realtà in generale, no? Mi viene da pensare a tanti autori come Zeland, Neville Goddard e tanti altri che hanno affrontato questa tematica. Quindi per questo secondo me il futuro non esiste, perché come diceva il filosofo Parmenide, il futuro non è ancora e il passato non è più e il linguaggio ci viene in aiuto nella comprensione dei concetti, no? Già il fatto di dire non è già implica la non esistenza, è un qualcosa che no, non è. Ancora e non è più, non è, perché l'unico istante, l'unico tempo esistente è il tempo presente. Chiarissimo, chiarissimo e illuminante. Allora, volevo chiedere un po' così a tutte e due qual era l'arcano maggiore che, a prescindere dal romanzo, ma magari anche legato al romanzo, che preferite o che più vi rappresenta. E Io c'era. so già quello che rappresenta Roberta. Sì,
inizio la roba, se vuole anche spiegarci perché l'arcano. Io sono la papessa. Se sono più di uno, Io sono la papessa, mi sono sempre immedesimata nella papessa, ma non soltanto in questo romanzo, in generale, perché la mia vita è proprio come quella della papessa, dedita allo studio. Io sono un topo da biblioteca, nel senso che la mia vita è si dipana tutta nel mio studio, praticamente. Infatti, quando Jessica ha detto il lavoro più noioso, no? Quello della ricerca, l'ha fatto Roberta, in realtà io ci sguazzo dentro le mie ricerche e mi diverto tantissimo. E la papessa è appunto una figura del genere, la donna che possiede il libro della conoscenza, no? Cioè, vediamo questo personaggio seduto su uno scranno che è in una posizione ieratica, molto seria, con un libro in mano, e il libro che tiene in mano è il libro della Torah, il libro della verità. Solo che questa verità non è completamente disvelata, neanche alla papessa stessa, anche perché se la papessa potesse arrivare, completare e arrivare alla verità totale, assoluta, non sarebbe più tale, no? Perché la conoscenza ha senso soltanto fino a quando c'è ancora qualcosa da scoprire. Nel momento in cui non c'è più niente da scoprire, non c'è più niente da sapere, e allora anche il principio, il concetto stesso del conoscere decade totalmente. A quel punto saremmo pura coscienza, pura consapevolezza, saremmo Dio. Cioè, saremmo unificati con l'uno, mentre invece la papessa è sicuramente la figura di una sacerdotessa, ma umana e come tale dedita alla ricerca di qualcosa che va al di là della comprensione umana. Lei sicuramente possiede delle conoscenze molto più elevate rispetto al resto delle altre persone, no? Agli altri mortali, ecco, ma non è arrivata alla conoscenza assoluta. Forse nella conoscenza assoluta c'era il matto, ecco, ma perché il matto? Perché appunto il matto è l'anima disincarnata, è quell'anima che ancora non è entrata nel mondo della dualità e quindi quell'anima più vicina al divino. Ah, si è bloccata. No, è stato qualche frazione di secondo. Allora, passiamo a molto interessante la interpretazione della scelta dell'arcano di Roberta. Allora, Jessica, invece per te l'arcano o gli arcani? Oddio, io sono un po' più, diciamo così, guardo le immagini, nel senso sono attratta dalle immagini, quindi meno, diciamo, dal significato spirituale profondo, diciamo, come ha spiegato appunto Roberta. A me ma piace guarda che comunque guardare l'immagine, perché poi qualcuno li usa e dicono che anche anticamente venivano usati anche come talismani. Tante volte la funzione di un tarocco, la potenza di un tarocco è proprio nell'immagine, perché nell'immagine, nei simboli, praticamente racchiuso magari delle cose che passano oltre la mente, oltre la, diciamo, e arrivano a un livello più profondo. Intanto vedo che Roberta è scomparsa in questo momento, speriamo che rientra, anche per salutarla, sì, perché siamo quasi un'oretta. Bene, allora, cos'è che attraverso i colori, le immagini che ti affascina? Il carro. A me piace tantissimo l'immagine del carro, molto particolare, queste sfingi, una bianca, una nera, questo auriga dal volto, insomma, comunque quasi femminile, sotto questo baldacchino con le stelle, insomma, mi affascina particolarmente questa immagine. Cioè, diciamo, non solo ecco dal suo significato, insomma, comunque così di procedere, di scelta, di direzione, non è quello, diciamo, proprio che sono stata sempre attratta da questa carta,
Sì, forse la ritengo anche un portafortuna, possiamo dire così. Sì, come hai detto tu prima, appunto, come talismano, anche portafortuna. E quindi questa è una delle mie preferite. Poi ne ho un'altra che forse è un po' meno, diciamo, può essere un po' macabra, però mi piace molto la morte. È piena, diciamo, di disegni, c'è cioè questo cavaliere, quindi sotto forma appunto di scheletro, che procede su questo cavallo bianco, tiene questo stendardo con una rosa particolare bianca. Mi affascina tanto più questo paesaggio un po' illuminato, un po' diciamo in ombra, gli altri personaggi che comunque sembrano cadere di fronte all'avanzata inesorabile della morte, a parte una bambina che l'accetta, diciamo così, e protende verso questo cavaliere un mazzo di fiori. Quindi questa è una, diciamo, un'immagine che mi ha molto colpita, e, a parte appunto la simbologia stessa, appunto, della carta. Sono le mie preferite queste, sia il carro che la morte, insomma, come carte. Ma io mi baso molto sulle immagini, quindi è Roberta che ha, cioè, questa ricerca approfondita, filosofica. Tanto, infatti, io sono molto per immagini, suoni, sensazioni, perché infatti quando scrivo, ad esempio, io mi devo immergere nella musica. Non sarei proprio in grado di scrivere niente nel silenzio, proprio mi devo ascoltare la musica, quindi, che mi ispira. Sia il caro che la morte sono comunque carte di movimento, di trasformazione, sono carte un po' avventurose che ti portano magari in luoghi sconosciuti e portano avanti, magari nel caso del carro, porta avanti anche una certa forza d'animo verso un obiettivo più specifico. E per far questo, diciamo, scegliendo anche la morte, lo si fa senza aver nessuna paura di lasciare tutto e di cambiare completamente, di trasmutare attraverso anche dei passaggi importanti della propria vita per ottenere diciamo, la verità e la crescita per una vera espressione di noi stessi. Molto interessanti i tarocchi, gli arcani che hai scelto, che poi si accompagnano bene con la papessa, perché questo dà modo di avere una persona magari riflessiva che diciamo tempera un po' quello spirito indomito. Allora, Roberta è tornata, spero che sia stabile. Sì, mi sono collegata dal cellulare perché ho scelto di fare come di seguire il consiglio di Jessica. Spero che tenga meglio adesso. Allora, si può dire che allora questo è un romanzo anche simbolico, non so se ci sono anche dei simboli nascosti, per esempio, quale può essere il significato simbolico del cagnolino di Gregory, del matto, e se volete dirmi, perché siamo in conclusione, qual è il messaggio principale che volete trasmettere con questo libro? Inizia magari Roberta e poi faccio concludere a Jessica. Beh, il cagnolino in realtà nel romanzo è il fedele compagno di Gregory, ed essendo Gregory il matto, non può che essere una personificazione dell'anima, della purezza dell'anima, così come il cane, no, è proprio quell'animale fedele, quell'animale puro, quell'animale che è. Riesce a donare amore incondizionato anche ad un padrone che magari non lo tratta benissimo. Quindi sicuramente il cane rappresenta l'anima. E quello che è disegnato nei Rider White è un cagnolino bianco, quindi ancora una volta il bianco rappresenta proprio la purezza, come del resto anche il giglio che porta in mano. Il matto rappresenta appunto la purezza dell'anima.
Quindi sicuramente sì. Il messaggio, per quanto mi riguarda, è sicuramente quello di vivere la propria vita affrontando le sfide che la vita ci presenta, senza giudicare mai, senza giudicare se questo evento può essere considerato positivo o negativo. Gli eventi sono tutti neutri, siamo noi che li interpretiamo. Capisco che dire queste cose magari a persone che hanno sofferto, che sono state male, sicuramente è un discorso molto, molto difficile da comprendere. Però, nonostante io abbia vissuto nella mia vita delle esperienze abbastanza difficili, forse tra le più difficili, le ho rivalutate e mi sono resa conto che senza quelle esperienze io oggi non sarei quello che sono. Quindi, per quanto mi riguarda, questo è il messaggio che io ho voluto veicolare in questo romanzo. Magari per Jessica il messaggio è un altro. Mi sembra un No, messaggio importante. Adesso lascio dire a guarda, Jessica. sono, sì, sono d'accordo con Roberta. Il messaggio è appunto questo. Comunque, anche io aggiungerei anche di vivere il presente sempre al massimo, senza pensare troppo al futuro, perché pensare troppo agli eventi futuri fa solo star male. Anche io, appunto, per esperienze personali, ho imparato molto anche grazie appunto agli studi che ha fatto Roberta, quindi le sue approfondite spiegazioni, a vivere meglio la vita presente, a godermi di più quello che ho e senza pensare troppo al futuro che magari può riservare delusioni, ma diciamo, voglio sempre pensare che il futuro possa riservare delle possibilità, che non siano insomma solo delle delusioni, ecco, quindi mi ha segnato molto, quindi anche questo, infatti sono contenta, insomma, comunque di aver conosciuto lei, che è una persona veramente profonda, che ha molto da dare, e quindi a tutti, sono molto Lo felice. stesso vale per me. Allora, prima di concludere, vorrei chiedervi, ma poi questo romanzo avrà un seguito? Eh sì, posso dire, ci stiamo lavorando con calma, che anche noi abbiamo insomma voglia di fare un po' vacanza, però sì, avrà un seguito e toccheremo, infatti, analizzeremo gli arcani minori, quindi avrà non uno, ma quattro seguiti, diciamo così, divisi Caspita. appunto per segni. Sì. Non so come si dice, una pentalogia forse, non lo so se si dice così, non so se esiste questo termine. Poi quando si animano dei personaggi sembra che prendano vita e Esatto. vivere in qualche modo, in qualche realtà virtuale, le loro storie. Sì, eh sì. Infatti partiremo dalle spade e stiamo lavorando su quello adesso, piano piano però. Perfetto, intanto per le persone che ci hanno seguito stasera o ci seguiranno in differita nei prossimi giorni, consigliamo il romanzo La Via degli Arcani di Jessica Peduschi e Roberta Lugoli, della Bre Edizioni. Bene, allora ringrazio Roberta e Jessica per averci raccontato di come è stato generato questo romanzo e qual è l'animo che li ha spinti a scriverlo e qual è l'energia che ha il romanzo stesso, senza averci raccontato troppo della storia, perché quella va gustata comprando il libro, e concludiamo qua, augurando buona serata a tutti. Buona serata. Salve, buona serata.